Salve a tutte e a tutti e benvenute e benvenuti in questo nuovo video del canale, in questa nuova intervista della rubrica delle interviste del Bardo. E oggi, come dicevo già poco fa al nostro ospite, sono particolarmente emozionato perché, come avete letto sicuramente dal titolo, oggi ho il piacere e l'onore di intervistare Alessandro Gazzi, che sicuramente vabbè, chi ha più o meno la mia età ricorderà, ma forse anche più giovani. Giocatore professionista, ha giocato tanti anni in Serie A, in Serie B e diverse presenze e anche qualche gol, e recentemente ha anche pubblicato il suo libro che è questo qui, un lavoro da mediano, sangue e sudore in Serie A. Non me lo fa vedere perché ho messo la sfocatura perché ho un disastro in camera, comunque poi metterò la copertina sicuramente qui a fianco. E ciao Alessandro, è un piacere averti qui. Ciao Marco, grazie per l'invito. Grazie a te, veramente un piacere. E senti, allora, come stai? Tutto bene, dai. Ho concluso la giornata lavorativa e niente, adesso sono qui a casa, sto comunque continuando a lavorare. Immagino, perché vabbè, comunque si è da una decina di minuti chiuso il mercato, quindi immagino che sia stato presissimo in questi giorni. Sì, sì, poi comunque quando ci sono le partite da giocare bisogna organizzare un po' tutto con lo staff tecnico, quindi c'è sempre qualcosa da fare. Per quanto riguarda il mercato, non è che sono particolarmente inserito nei discorsi, anche perché non sono cose che mi competono nello specifico in maniera particolare. Certo, però dico, immagino che comunque anche per questo motivo sia stato un periodo più molto intenso, forse un po' più del solito. Beh, certo, sicuramente quando il mese di gennaio è sempre un mese particolare per tutti coloro che fanno parte di un contesto calcistico, tra giocatori, direttori sportivi, allenatori, c'è sempre un continuo rimescolamento a volte delle carte in tavola, quindi in alcune situazioni magari c'è più movimento, in altre un po' meno, però è sempre un mese particolare. Gennaio, soprattutto per gli allenatori che devono comunque prendere delle decisioni, hanno degli obiettivi da raggiungere, e assieme ai giocatori e ai direttori sportivi cercano di sistemare quello che c'è da sistemare, se c'è da sistemare in una rosa. Certo. E allora guarda, io vorrei cominciare un attimo, diciamo in modo un po' diametralmente opposto rispetto a come si cominciano le interviste, perché vorrei parlare un attimo dello stato attuale. Mi permetto un attimo di leggere perché ho preso degli appunti. Allora, tu attualmente hai 40 anni e ti sei ritirato dal calcio giocato da un annetto e mezzo, 2 anni circa, giusto? Esatto, ho smesso a 38 anni e mezzo e adesso non l'ho detto, ma sono vice allenatore nella Feralpi Salò. Sì, il campionato di Serie B e niente, dai, sto affrontando questo nuovo capitolo della mia vita dopo 20 anni di calcio giocato, sì. Imparando tantissime cose nuove, cercando di capire, di inserirmi in un contesto, in un ambito lavorativo che è totalmente differente da dall'essere dei calciatori, quindi stiamo parlando di altro, che non è più quella di calpestare i campi di gioco e di giocare con i tuoi compagni, ma anzi cercare di dirigere una squadra o aiutare, soprattutto nel mio caso, aiutare l'allenatore a organizzare allenamenti e strategie per le partite. E quindi sì, vabbè, dicevi giustamente, vabbè, che adesso sei allenatore in seconda alla Feralpi Salò, l'avrei dovuto dire io, me l'ero anche annotato, solo che mi sono dimenticato. Comunque sì, hai smesso di giocare da un paio d'anni, da 2 anni, e quindi in realtà è un tempo relativamente breve, che ti sei già abituato o ancora un po' ti verrebbe da entrare in campo per giocare? Beh, in realtà quando in sostanza ho smesso di giocare non ho più sentito nessun tipo di motivazione che mi potesse condurre a giocare ancora e a continuare a giocare. 38 anni e mezzo avevo vissuto un po' tutto quello che dovevo vivere da calciatore e diciamo che ho concluso la mia esperienza professionale un po' in pace con me stesso, con tutto quello che avevo fatto. Quindi voglia di rientrare in campo nemmeno tra amici, perché
ho sempre vissuto il calcio come lavoro e ho sempre avuto, cercato di avere uno spirito competitivo che facesse parte proprio di un modo di fare. E quando manca un po' quella competitività che trovavo nei campi del gioco professionistici, adesso che non la trovo più, non ho nessuna tipologia di stimolo che mi possa riportare a quello che facevo. Anzi, per certi versi mi sento proprio esausto da calciatore, quindi qualsiasi motivazione è andata via e sono contento di avere adesso nuovi stimoli e curiosità riguardo una professione che non avevo mai fatto. Quindi sto imparando tantissimo e sono contentissimo così. Poi magari fra 5 anni ti dico il contrario, però in questo momento è così. Bene, bene, sicuramente se è così allora sicuramente sei stato un po' agevolato ecco, nel ritirarti perché poi magari tante volte è facile incontrare anche giocatori che poi vanno in difficoltà quando effettivamente si ritirano dal calcio giocato. E, senti, allora, vorrei fare un passo indietro molto, cioè di diversi anni in realtà. Allora, tu nasci al Feltre, in provincia di Belluno, dico. Esatto. Ok. Feltre è un paese, sì, in provincia di Belluno, nella Val Belluna. Sono cresciuto a Santa Giustina, un paese tra Feltre e Belluno, un paese di 6.000 abitanti, e lì ho cominciato a giocare a calcio. E diciamo che nel corso degli anni, partendo dalla squadra del mio paese, poi sono passato a un vivaio importante come quello di Montebelluna, che si trova vicino a Treviso. Da lì in poi, anno dopo anno, nella mia adolescenza e i primi 18 anni, sono riuscito a raggiungere Treviso e a fare le mie prime presenze in Serie B con la maglia del Treviso, con la maglia biancoceleste. Poi da lì ho cominciato il mio percorso professionale vero e proprio, arrivando inizialmente alla Lazio Primavera per 2 anni. Successivamente, tornando a Treviso, poi ripassando per Treviso, sono andato a giocare a Viterbo in C1 nella Viterbese, e diciamo che da lì poi ho cominciato a sentire veramente cosa significa essere calciatori di un certo livello e soprattutto comprendere che il calcio a livello professionale è un vero e proprio lavoro, nel quale ci devi mettere anima e corpo perché devi raggiungere risultati sportivi che portano poi come si può dire, a un miglioramento della tenuta dell'azienda, della società di cui fai parte. Quindi è tutto correlato, i risultati sportivi fanno parte un po' dei prodotti che l'azienda deve un po' produrre, appunto. Sì, quello sicuramente. Si usa dire infatti che il tesserato di una squadra fa parte del patrimonio della squadra e della società, infatti. E, quindi sì, hai fatto un po' un riassunto delle prime battute della tua carriera e comunque io immagino che già, se non ricordo male, tu giocavi alla Plavis, giusto? A Belluno, a Feltre, Esatto, giusto? corretto. Esatto. Ok. E immagino, vabbè. Che comunque già ai tempi, sin da piccoli, un po' come funziona con lo scouting, con i pulcini, già si intravedesse insomma, che ti trovavi qualche gradino sopra rispetto a altri ragazzi che giocavano con te. Quindi poi hai citato giustamente, vabbè, la parentesi a Treviso, poi che poi ti ha mandato in prestito biennale alla Lazio, se non ricordo male, biennale era il prestito. Esatto. Ok. Con la primavera e in questo periodo che conosci Deborah, tua moglie, giusto? Esatto, durante il periodo con la Lazio ho conosciuto mia moglie, e lei per me è stata estremamente fondamentale perché al di là del fatto che poi ci siamo sposati e abbiamo messo su famiglia, ma mi è sempre stata vicina soprattutto nei momenti di grandissima difficoltà. E l'avere qualcuno vicino che crede in te, comunque non ti abbandona un po' le tue frustrazioni, è fondamentale perché a volte, soprattutto da calciatori, può capitare di vivere momenti difficili,
trovarsi in periodi nei quali c'è sfiducia, c'è appunto frustrazione o una serie di risultati negativi che ti possono portare meno autostima e meno consapevolezza nei tuoi mezzi. Quindi lei è stata fondamentale per tutto il mio percorso, perché poi ritengo che, avendo avuto la fortuna di giocare 20 anni, ritengo che sì, è vero, magari io ho giocato a calcio, sono riuscito a raggiungere i miei risultati, i miei obiettivi, ma è anche vero che vicino a me c'era una persona importante che poi, con la quale poi ho costruito una famiglia, e l'avere sempre il sostegno di qualcuno è decisivo, questo sicuramente. Sì. No, mi fa piacere perché ecco, era una domanda alla quale tenevo tanto questa qui, perché comunque tante volte a me dà fastidio il fatto che si guardi ai calciatori come vedendo delle persone che guadagnano molti soldi, che effettivamente è vero, però a me dà fastidio il fatto che tante volte si pensa che prendendo tanti soldi ad alti livelli ci siano questi professionisti che non si pensa che non abbiano problemi, quando in realtà per diversi motivi, non solo legati al campo, magari possono esserci problematiche come tutte le persone normali. A me questa cosa ha sempre dato fastidio. Il fatto che comunque tu abbia condiviso questa testimonianza comunque dell'importanza di avere vicino la famiglia, soprattutto nei momenti difficili, mi ha fatto tanto tanto piacere. Sì, beh, diciamo che dal punto di vista economico i calciatori che guadagnano molti soldi sono una stretta minoranza. Il resto, soprattutto in Serie B, in Serie C, magari hanno delle buste paghe che si avvicinano di più a quelle di un dipendente, di un operaio. Parlo soprattutto della Serie C, quindi non bisogna credere che la professione dei calciatori sia una professione nella quale tutti guadagnano una marea di soldi. Poi per quanto riguarda l'aspetto emotivo, sicuramente ogni persona è fatta a suo modo, ognuno ha punti di forza e punti di debolezza. Quindi dipende sempre dal filtro con cui uno guarda la vita, guarda la propria professione. Sicuramente nell'arco di un'esperienza professionale, gli stati d'animo sono estremamente altalenanti e passano dalla gioia più gratificante a momenti estremamente complessi. Di questo io sono convinto che valga per tutti. Quindi la professione. Quando sei contento nel lavoro, sei contento anche nella vita. Questo vale anche per il calcio, quindi è la stessa identica cosa. Quindi dicevi, tornando un attimo alla ricostruzione cronologica che hai fatto, allora tu nella stagione sportiva 2003-2004 abbiamo detto vai alla Viterbese, qui totalizzi 31 presenze, però c'è stato un momento amaro perché comunque quell'anno purtroppo la società è fallita. Cosa ricordi un po' di quel periodo, un po' le sensazioni che hai avuto? Beh, diciamo che di quel periodo ricordo tutto in maniera splendida, perché è stata, come avevo detto prima, la prima esperienza dove sentivo proprio il calcio come lavoro in maniera viva. Quindi per me è stato un anno estremamente formativo, sotto tutti i punti di vista, perché cominciavo a giocare contro professionisti di alto livello, di gente che aveva già alle spalle tanti campionati, che con il calcio ci viveva. Quindi un conto è quando giochi in primavera nel settore giovanile, dove comunque il risultato è importante, ma poi è anche relativo, perché in genere si tende più a pensare ai ragazzi, alla crescita dei ragazzi. Poi però a Viterbo, come ho detto, cioè, il calcio vero per me è stato tutto formativo. Ogni giorno lo ricordo, non è che ricordo ogni giorno, ricordo proprio l'esperienza viva che ho vissuto su me stesso, i primi errori, il primo gol che ho fatto tra i professionisti, le prime magari difficoltà dovute a una partita giocata male o giocata bene. Quindi quella è stata un po' l'esperienza
maggiormente ha inciso anche il mio modo di giocare per il proseguo dell'esperienza calcistica. Poi ce ne sono tante altre, ma questa è stata la prima, mi ha dato un po' l'imprinting di quello che poi sono andato a costruire negli anni. Ho trovato una narrazione molto coinvolgente proprio del tuo stato d'animo in quel periodo, quindi me lo ricordo, mi ricordo queste sensazioni che ho provato nel leggere le tue sensazioni. E poi, allora, abbiamo detto, poi, quindi con il fallimento della Viterbese, voi vi svincolate tutti a zero e proprio nel 2004 appunto raggiungi, diciamo, una squadra che per te è stata una parentesi di vita importante, insomma. Il Bari, chiaramente mi riferisco al Bari, con il quale poi in realtà ti sei tolto anche tante soddisfazioni. Ci sei rimasto. No, scusami. Ah, no, è vero, sì, dal Bari dal 2004 al 2007, poi hai fatto una parentesi alla Regina e poi sei tornato fino al 2011. Ok, sì, Esatto. stavo facendo un po' di confusione con gli appunti. E quindi con il Bari, se sono riportate bene le statistiche che ho trovato, hai totalizzato 234 presenze, ovvero una media di, arrotondando per difetto, una media di 33 presenze a stagione, che sono tantissime, e anche mi riporta al referto anche 6 gol nel totale, 2 appunto al Bari dal 2004 al 2007, nessuno con la Regina, e 4 di nuovo col Bari dal 2007 al 2011. Qui ricordo anche che poi avevi raccontato anche nel libro qui, che ci sono state diverse parentesi, comunque tantissime soddisfazioni, perché poi la promozione in Serie A, comunque il primo campionato in Serie A, tra l'altro lì anche l'anno era l'anno dell'Inter del Triplet, del primo anno in Serie A con il Bari tuo, vero? Sì, esatto. Per me questi 7 anni a Bari sono stati stupendi perché ho vissuto un po' tutto quello che potevo vivere in una società come in una società professionistica. Sai, vivi un anno, vedi il mondo, vedi la città, vedi la società, tutto quello che ruota attorno per un anno. In 7 anni ho vissuto anni di diciamo piattezza di risultati, anni in cui c'è stata un'esplosione, abbiamo vinto il campionato di Serie B, un anno in cui abbiamo fatto 50 punti in Serie A, che è un record per la città di Bari, incredibile, un anno poi dove ci siamo retrocessi, quindi ho vissuto un po' tutte le sfumature emotive di quella piazza in maniera incredibile, perché poi affezioni anche un po' alle persone, alla gente che trovi, con cui hai a che fare, che conosci. Quindi per me Bari è stata un'esperienza bellissima nella quale appunto ho vissuto tutto quello che potevo vivere. Piccola parentesi estemporanea, tornando un attimo al discorso del fatto emozionale, del vivere le sensazioni. Cioè, lo so in realtà perché l'ho letto, però dico, te lo ricordi il tuo primo gol in Serie A? Sì, è quello col Catania, se non ricordo male, penso di sì. Sì, di testa, ho fatto un gol di testa col Catania, era, se non sbaglio, verso marzo-aprile. Fu una sensazione positiva. Poi io non è che i gol li amavo farli, nel senso che era l'ultimo dei miei problemi, quindi poi è stata comunque una domenica speciale che sì, la ricordo adesso. La fa ricordare per bene. È da un po' che non ci pensavo a questa cosa. Beh, sì, perché poi vabbè, ti ripeto, a me piace comunque anche farmi raccontare da chi ha vissuto direttamente certe cose, mi piace farmi raccontare proprio le sensazioni e le cose. E comunque sì, no, diciamo, il pensare a segnare era l'ultimo dei tuoi pensieri, perché giustamente tu pensavi a non farli fare. Sì, per una questione di caratteristiche avevo un'attitudine difensiva da centrocampista difensivo e la cosa che mi piaceva fare di più era intercettare palloni, cercare di recuperarli per i miei compagni, era un po' quello che mi piaceva più fare, era un po', come ti posso dire, una mission. Poi non avevo grandi qualità tecniche, ma quello per me era una, come posso dire, era una cosa che contava meno, nel senso che
ho sempre fatto affidamento su altre qualità, sul cercare di darsi da fare per i compagni e fare quello che secondo il mio punto di vista, volevano fare di meno, ovvero correre, recuperare palloni e cercare di giocare per gli altri, perché poi ognuno vive il calcio a suo modo in base ai suoi principi. E ho sempre considerato il calcio un modo in campo per darmi per i compagni. Questa era una cosa che ho sempre pensato. Poi ognuno, ripeto, ognuno ha il suo modo di vedere lo sport in base anche alle sue caratteristiche e alle sue motivazioni. Quindi quello era il mio obiettivo principale, recuperare palloni. Poi se veniva il gol andava bene, non mica andava male. Quelle poche volte che ho segnato sono sempre state delle esplosioni di gioia incredibili. Però in realtà per certi versi mi piaceva di più recuperare i palloni, intercettarli, è proprio l'intercettare un passaggio che passava per il centrocampo era una gioia che mi dava grandi soddisfazioni. Sì, guarda, ti dico, qua mi permetto di dire che me lo ricordo perché comunque io ho cominciato a seguire il calcio più o meno, seguirlo intorno al 2009 più o meno, e a te mi ti ricordo proprio su un campo da calcio, quindi ho sempre notato questa cosa che correvi veramente tanto, tanto, tanto e dico, oh, fermatelo questo per favore perché corre tantissimo. E caratteristica che per me, come piace a me il calcio, io ho sempre apprezzato tantissimo. Infatti, io come modello tipo di giocatore, io ho una predilezione per il centrocampista, per il mediano proprio. In generale, io amo De Rossi, Gattuso, a te ti ho apprezzato tantissimo e sinceramente ti avrei tanto voluto a Roma, tifo Roma, quindi ti avrei tanto voluto qua, soprattutto oggi. Quindi, no, per dire comunque che la tua volontà, comunque anche l'apprezzamento di giocare in un certo modo comunque traspariva e si vedeva e l'ho sempre apprezzato tanto. Grazie, dai. A me più che correre, sì, è vero, piaceva anche correre tanto per i compagni. A me piaceva molto anche correre rispettando i principi tattici dell'allenatore, mettermi sempre nella posizione tattica corretta per come interpretava il calcio tattico l'allenatore e per come ero io, per come mi sentivo io in quel momento, in quella zona di campo, per come mi potevo porre in quella situazione in rapporto ai miei compagni di squadra, quello sì. Sì. Senti un attimo, comunque diciamo quando poi sei arrivato in Serie A comunque oltre a giocare ci sono stati tantissimi giocatori di livello, per me ripeto, per come piace a me il calcio io ci metto anche te e comunque cioè, ti sei trovato comunque di fronte a giocatori veramente di altissimo livello e penso che Ronaldinho, Kakà, Beckham. Cioè, diciamo come zona di campo, però sicuramente sei stato a confronto con tantissimi altri giocatori anche in altri ruoli, Totti, De Rossi, i suddetti, ma così anche come dall'altro lato del campo rispetto a te, anche Buffon, penso altri giocatori del genere. Ma per te com'è stato confrontarti con giocatori di questo tipo? Beh, sicuramente quando giocavo contro le squadre più importanti d'Italia era sempre uno stimolo importante. Io trovavo estremamente, sì, gratificante, ma anche proprio stimolante giocare contro di loro perché era una sfida, non avevi nulla da perdere perché comunque sapevi che erano dei fuoriclasse, quindi potevi solo limitarli o cercare di far fronte con le tue maniere. Quindi da una parte era uno stimolo, dall'altra essendo un lavoro, essendo abituato a giocare essendo comunque dentro una partita, quindi dentro un lavoro che tu devi fare e devi portare a termine, ero talmente concentrato che il pensiero di essere comunque di fronte a loro non veniva anche un po' meno durante la partita.
E considera anche che non è che li incontravo tutte le domeniche, li incontravo una volta l'anno per qualche anno, se capitava, se avevo la fortuna di farlo. Quindi mi è capitato sì di giocare contro tutti quei calciatori che hai nominato, ma chiaramente ci ho giocato contro una volta, 2 volte, 3 volte, quello che era. Sicuramente era stimolante e anche. Per certi versi ti faceva crescere molto perché ti rendevi conto del livello elevato con il quale ti confrontavi. Questo sì. No, vabbè, sì, certo, giustamente dici, quando sei in transfonistica non ci pensi più di tanto perché pensi a fermarlo, giustamente, giusto così. Sì. Poi arriviamo in realtà a un'altra parentesi importante a livello temporale per la tua carriera, perché nel 2012 vai al Torino. Nel 2012 vai al Torino e ci resti fino al 2016. Qui c'è il tuo trasferimento per un va in comproprietà con il Siena e il Torino ti acquista per 2 milioni e mezzo, giusto? Se non ricordo male, sì, erano 2 milioni e mezzo la mia cessione da Siena al Torino. Poi, se non ricordo male, c'era anche un altro giocatore nella trattativa. Sì, questo avvenne dopo un anno di Siena, nel Ok. quale riuscimmo ad arrivare in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. E diciamo che a Torino fu un po' un nuovo punto di partenza che ebbi a 29 anni, 30 anni, diciamo era il massimo che dal punto di vista calcistico era il massimo che potessi ambire perché comunque Torino è una piazza di una storia che non ha nessuno in Italia, quindi era un po' il periodo della mia maturità professionale per certi versi. E anche lì è stata un'esperienza splendida perché poi ho avuto modo di giocare anche per 4 anni e raggiungere anche lì l'Europa League, avere la possibilità anche di giocare l'Europa League con buoni risultati. Questo sì. Sì, e vabbè, immagino anche comunque le serate di Europa siano state anche lì molto importanti e anche molto formative. Comunque, veramente sei proprio all'apice, veramente all'apice del calcio, non dico mondiale, ma quasi comunque sì, possiamo anche dire mondiale, perché in realtà il calcio europeo è ancora oggi considerato il più importante europeo, quindi sei stato veramente all'apice del mondo. Diciamo che quelle serate sono state serate nelle quali sostanzialmente mi divertivo perché non avrei mai immaginato di fare l'Europa League e avere la possibilità di farla. Sapevo che anche a quell'età lì, 32 anni, sarebbe stata un'occasione unica che irripetibile e le ho giocate proprio senza pensieri in testa, cercando di godermi il momento, di divertirmi e facendolo anche ripeto, con buoni risultati. Poi è sempre un'esperienza, è stata un'esperienza bellissima, stupenda, mi ha fatto veramente capire quanto alto possa essere il livello a un certo punto, dove tu veramente puoi solo cercare di dare il meglio di te, ma raggiungere qualcosa in più è estremamente difficile. Sai, a proposito di questa parentesi con il Torino, in questa circostanza comunque ti sei trovato quotidianamente a lavorare con figure professionali e umane e anche tecniche che sono sempre state apprezzate, te compreso ovviamente, perché con il Torino tu hai giocato con Quagliarella, Immobile, Belotti, che adesso da qualche ora è a Firenze. Fino a qualche ora fa è stato da me, diciamo, a Roma. Quindi, diciamo, giocatori, ripeto, come te, di un certo livello. Così come sei stato anche allenato da Giampiero Ventura, che purtroppo, vabbè, lo ricordiamo solo per la diaspora con la Svezia, che comunque è stata una parentesi importante. Però, comunque, Ventura è stato un allenatore importante che ha ottenuto i suoi risultati e che ha fatto tanto. Quindi, un po' un tuo ricordo di allenarti con queste persone e di essere allenato da Ventura. Beh, allora sicuramente ho un bellissimo ricordo un po' di tutte le persone che hai citato, a partire da Mister Ventura, che chiaramente ha delle conoscenze
tattiche e umane che mi hanno aiutato tanto, anche perché avevo un modo di vedere il calcio che mi piaceva molto. Sicuramente confrontarsi con tutte queste persone, anche con colleghi di questo livello, è veramente formativo in maniera incredibile. Ho sempre pensato, fin dalle prime esperienze che ho avuto, che quello che mi avrebbe arricchito più di tutti sarebbe stato il confronto e la possibilità di interagire con allenatori e compagni di squadra. Ho sempre cercato di prendere il meglio un po' da tutti, al di là dell'andare d'accordo oppure no, cercare di mettermi un po' nella testa di tutti, cercare di apprezzare tutti i miei colleghi, tutti gli allenatori con cui avevo a che fare. Questo sì, poi è normale, magari in 20 anni con qualcuno leghi di più, con qualcuno leghi di meno, è anche difficile legare perché spesso e volentieri tu giochi con dei compagni di squadra che vedi per un anno, vedi per 6 mesi, quindi è anche difficile a volte stringere un rapporto solido e continuo, continuativo con i tuoi colleghi di lavoro. Sicuramente con Ventura ho avuto 6 o 7 anni di lavoro alle spalle e con lui ho imparato tanto, non solo dal punto di vista tattico, ma anche appunto dal punto di vista delle conoscenze a livello generale del calcio e del modo d'essere, del suo modo d'essere da allenatore in persona. Quindi da tutti, secondo me, c'è qualcosa da imparare, anche perché poi quando ti confronti con loro vedi anche meglio i tuoi difetti e tutto quello che ne consegue da un carattere che tu puoi avere. Il confronto sotto questo aspetto è sempre fondamentale. Sì. Infatti, no, ricordo che anche nel libro ne parlavi molto bene. E quindi no, mi ha fatto piacere comunque anche approfondire questa parentesi, perché poi è vero che ci siamo rimasti tutti male di come è andata con la Svezia, però mi dispiaceva comunque un po' ricordare Ventura solo per quello. Ecco, quindi mi ha fatto molto piacere questo tuo ricordo e questa tua testimonianza. Beh, diciamo che generalmente noi, adesso non sono negli altri paesi, ma abbiamo sempre la capacità di trovare un po' il capro espiatorio. Sicuramente avrà fatto sicuramente i suoi errori, ma come li ha fatti lui, li ha fatti anche altri allenatori. Quindi non è che adesso bisogna affossare sempre o addossare le colpe a una persona sola, ma generalmente quando le cose non vanno, essendo il calcio uno sport di squadra, sicuramente le colpe vanno sempre divise, vanno separate. Il tempo poi è sempre buon giudice delle cose, quindi l'entusiasmo, l'emotività, come dicevo, o le cose negative che vengono fuori subito, a volte vengono sempre smorzate poi dal tempo che rivaluta tutto, rivaluta soprattutto l'operato di persone che magari all'inizio erano state accusate di chissà quali errori. Quindi bisogna sempre lasciare che il tempo scorra e capire meglio quale sia la corrente logica da percorrere per cercare di ragionare su tutto quello che una sconfitta come quella era, come è stata quella con la Svezia o anche quella con la Macedonia, possono portare. Questo sì. Io sono perfettamente d'accordo con te, condivido in pieno. E quindi arriviamo al 2017, anno in cui, aspettami, no, eravamo rimasti al 2016, anno in cui poi rescindi con il Torino e torni nel sud Italia a Palermo, giusto? Sì, esatto, ho avuto quella possibilità di poter giocare in un'altra piazza importante come Palermo. Piazza del Sud Italia estremamente focosa. Diciamo che sono arrivato là in un momento in cui c'erano già qualche difficoltà a livello di risultati, perché la squadra è vero che si era salvata, ma aveva cambiato 8 allenatori l'anno precedente. L'anno successivo, l'anno in cui arrivai, retrocedemmo. Diciamo che non era semplice salvarsi e niente, era andata così, però anche questa esperienza me la porto dietro con grande
rivalutata molto perché diciamo che avevamo uno spogliatoio con tanti ragazzi stranieri e era difficile comunicare in mezzo a tutti quei ragazzi. Per me è stata veramente formativa perché mi ha fatto comprendere l'importanza di conoscere culture diverse, lingue diverse e di confrontarsi appunto con persone che hanno modi di fare, modi di essere, a volte per certi versi diametralmente opposti o che possono apparire un po', come posso dire, un po' distanti, ma in realtà sono estremamente, umani e come si dice? E particolari delle zone in cui sono cresciuti, quindi anche lì il confronto o il sapersi rapportare con culture diverse per me è stato una cosa importante. Ci sono riuscito a metà, però adesso capisco l'importanza di quell'esperienza. Sì, sicuramente sì, è stata sicuramente formativa sotto tutti i punti di vista. Sì. Arriviamo quasi al presente perché poi nel 2017 si apre un'altra parentesi lunga e importante per te, che arrivi all'Alessandria. Eravate in Serie C, se non ricordo male, e nel 2018 vinceste la Coppa Italia di categoria e nel 2021, quindi la tua ultima stagione a 39 anni. Vincete il campionato, i playoff, aspetta, I playoff, i playoff. quindi diciamo arri sei arrivato alla conclusione della carriera nel calcio giocato comunque con due trofei alla fine, quindi penso sia stata una bella conclusione, no? No, beh, quello sicuramente. Considera che quando sono andato ad Alessandria è stata una scelta particolare perché dopo quell'anno a Palermo avevo risolto il contratto e avevo la possibilità anche di andare in Serie B, ma alla fine decisi di andare ad Alessandria in Serie C perché la società voleva fare una squadra per vincere il campionato e a me interessava provare a vincere un campionato, anche scendere di due categorie, però provare a giocare per vincere, cosa che è riuscita in parte perché avendo comunque una squadra importante con grandi valori il primo anno, non riuscimmo a superare i quarti, se non ricordo male, i quarti di finale o forse gli ottavi, non mi ricordo, contro la Ferrara Pisalò, appunto, per la fase finale dei playoff. Vincemmo la Coppa Italia di categoria di Serie C e fu una bellissima esperienza. Poi gli ultimi 3 anni sono stati estremamente particolari e frammentati da situazioni particolari, ad esempio, cominciai ad avere anche con l'esperienza, con l'età che avanzava, avevo qualche infortunio in più. In più è subentrato l'anno del Covid, che è stato un anno particolare, fino ad arrivare all'ultimo anno in cui giocai, nel quale vincemmo i playoff. L'obiettivo, il playoff di Serie C contro il Padova ai rigori. L'obiettivo per me ad Alessandria era quello di salire in Serie B in qualche modo dopo 4 anni. Speravo di arrivarci prima, ma ci sono riuscito in 4 anni e lì poi ho deciso di concludere l'esperienza perché l'obiettivo era stato raggiunto. Io avevo 38 anni e mezzo e poteva anche bastare così, anche perché un anno in Serie B non ce l'avrei fatta a sostenerlo dal punto di vista fisico. Quindi hai detto giustamente, poi hai deciso di ritirarti e oltre all'annuncio del ritiro hai detto che ti saresti dedicato alla scrittura, infatti qui è nero il libro che abbiamo già menzionato e oltre questo poi dopo un po' decidi anche di intraprendere la strada dell'allenatore. Quindi in particolare, oltre alla parentesi del libro, anche secondo te cos'è che porta al momento del ritiro, cosa porta un giocatore a scegliere di intraprendere la strada dell'allenatore piuttosto che quella da dirigente, da direttore sportivo o una qualsiasi altra strada di qualsiasi tipo in ambito calcistico o no? Beh, allora, innanzitutto io gli ultimi anni da calciatore avevo cominciato a studiare perché era una mancanza che avevo da quando ero giovane, perché
sentivo proprio lo stimolo di studiare, soprattutto materie che avevano a che fare col calcio, con quello che avevo sempre fatto. Avevo giocato a calcio 20 anni, ma dal punto di vista teorico, su alcuni aspetti della preparazione atletica e di tutto quello che ne conseguiva, sapevo meno di zero. Quindi a me interessava appunto studiare scienze motorie e l'ho fatto. E quando ho smesso, non mi è balenata immediatamente l'idea di allenare o di avere un percorso da allenatore. È venuta piano piano perché avevo voglia di rimanere un po' sul campo, perché poi il campo è sempre stato il mio habitat professionale. E in più, il vedere il calcio non più con gli occhi del calciatore, ma con gli occhi dell'allenatore, una persona che vede il calcio da un punto di vista totalmente diverso, mi dava sempre curiosità, mi dà curiosità, e questa è la cosa che più ci tengo, avere curiosità nei confronti di uno sport e di una professione che, vista con occhi diversi, è estremamente affascinante. Questo sì. Dipende sempre con che filtro ti affacci a una tipologia di argomento, a un qualcosa con cui hai a che fare. E il rendere e rinnovare ogni giorno questa curiosità mi piace, mi diverte, anche perché poi si interseca con tutto ciò che non ha a che fare del calcio, quindi tutti argomenti e temi che apparentemente possono c'entrare poco o nulla col calcio, ma che in realtà c'entrano come. Io ti parlo magari del fatto di saper essere dei leader, di saper relazionarsi con le persone. Qui non stiamo parlando di calcio, ma di relazioni umane e sociali. Per dirti gli aspetti della preparazione atletica o gli aspetti tattici o tutto quello che ne consegue sono argomenti che io non avevo mai affrontato, che adesso incontro giorno dopo giorno e che mi stimolano a capire e comprendere meglio anche tutto quello che ha a che fare appunto con il calcio giocato, che è solo la parte, diciamo, pratica di quello che i calciatori fanno, che tu devi cercare di stimolare, di incentivare, di motivare e di fargli far fare quello che sanno fare, sostanzialmente quello. E quindi, poi nel momento in cui poi effettivamente hai cominciato a studiare, ricordo, ecco, anche dal libro emerge tanto questa cosa che se, ti piace tanto, proprio, ti piace tanto imparare. E quando hai cominciato a fare il corso proprio a Coverciano, ti sei ritrovato anche nella tua stessa annata, ti sei ritrovato a studiare praticamente con Bovo, con Floro Flores, Lulic e altri tuoi colleghi di campo, e poi comunque avete conseguito poi tutti insieme il corso UEFA. E oltre a, insomma, più o meno a chiederti cosa, come ti sei sentito comunque a trovarti in quelle vesti anche con altri colleghi di campo, anche per sapere se c'è qualche intenzione di prendere anche il master di UEFA Pro. Beh, allora, il corso UEFA è stato per me divertente e anche lì ho imparato tantissime cose. Sicuramente non ho fatto nessuna esperienza ancora da allenatore, quindi andavo lì proprio per imparare, per capire, per avere un quadro generale di quello che avrei trovato nel momento in cui mi sarei posto in queste situazioni come quella che sto vivendo. Quindi quello è stato divertentissimo. Per quanto riguarda il corso UEFA Pro, valuterò con calma, perché prima voglio sempre mettere esperienza e appunto esperienze per comprendere meglio tutto quello che c'è da fare. Potrebbe essere un obiettivo, però in questo momento ho bisogno di lavorare, quello sì, e quella è la cosa che principalmente cerco. Lavorare, imparare. Poi il corso UEFA Pro ci saranno tempi e modi magari per farlo, ma magari no, questo non te lo so dire. È difficile anche farsi dei programmi, questo sì. Step by step, mi sembra giusto.
Allora, io qui invece vorrei raccontarti in realtà un aneddoto, perché non so se lo sai, ma hai rischiato, tra virgolette, di incrociare la tua strada con quella di un mio carissimo amico che si chiama Sergio Pirozzi, che ha fatto il corso UEFA Pro l'anno prima del tuo, e poi uno o due anni dopo che ti sei ritirato dall'Alessandria è venuto ad allenare all'Alessandria. Però sta di fatto che comunque ho notato il fatto che vi siete diplomati lo stesso giorno, quindi non so se lo conosci, se vi siete incrociati, se, non so se c'è anche forse la voglia di lavorare per Sergio. No, non lo conosco, non lo so. Ho saputo che allenava l'Alessandria, ma non lo conosco se non quando faceva il sindaco ad Amatrice, corretto? Non voglio dire stupidare. Vero, vero, sì. Sì, sindaco su Sì, mi Damiana. ricordo quando ci furono momenti difficili per il paese, questo sì, questo me lo ricordo. Ricordo il suo impegno in quei momenti che si faceva sentire anche dal punto di vista mediatico. Sì. No, niente, no, era una curiosità che mi era venuta a me così, perché dico, magari provo a suscitarmi questo sogno di vedervi insieme in panchina, magari era una mia suggestione, ecco. Senti, cominciamo un attimo ad avviarci alla conclusione, perché stiamo parlando anche da tanto. Prima di arrivare all'atto pratico, alla conclusione, volevo sapere se c'era qualche aneddoto che ti era rimasto particolarmente impresso durante la tua carriera, che non so, anche divertente o anche un po' più serio, che magari volevi condividere. Ma in realtà aneddoti non sono uno che colleziona aneddoti, nel senso che adesso vabbè che me l'hai buttata lì così non mi viene in mente nulla, però sicuramente se ci penso qualcosa mi viene, è che non sono uno che colleziona particolari aneddoti. Forse perché sono spesso e volentieri, sono sempre stato concentrato su quello che facevo e magari queste cose qua anche più, che per certi versi possono essere superficiali, ma fanno sempre sorridere, sono delle belle cose da ricordare, mi sfuggono. Adesso non saprei cosa dirti. No, giustamente, vabbè, rispecchia quello che abbiamo detto fino adesso, insomma, del tuo carattere, quindi sempre concentrato a lavorare, testa bassa e pedalare, insomma, sangue e sudore in Serie A, Sì, come quello dice. sì, però guarda, mi dispiace deluderti, ma in questo momento proprio non mi viene in mente nulla, anche perché non saprei da dove partire, ma più che altro proprio questa cosa dell'aneddoto anche da raccontare la trovo sempre difficoltosa. No, guarda, no, figurati, no, non c'è problema. Potrebbe essere una buona scusa per fare un altro video insieme, un'altra intervista. Magari una Se carrellata di aneddoti. magari facciamo un video solo con aneddoti. Sì, potrebbe essere simpatico. Bene, allora, andandoci un attimo veramente alla conclusione dell'intervista, stiamo parlando tantissimo. Guarda, ti ringrazio già adesso perché veramente tanto tanto tempo. In conclusione, vorrei tornare un attimo un po' al principio di questa chiacchierata che ci stiamo facendo, tornando un attimo, approfondendo di più magari il tuo lato personale più che quello professionale, perché leggendo anche il libro, ma seguendoti anche su Instagram, e approfitto per farti una marchetta e invitare i ragazzi a seguirti sui social. Comunque sia dal libro che dai social comunque emerge tantissimo la tua passione per la musica e, se non ricordo male, più il rock in particolare è il tuo genere che va per la maggiore, giusto? Sì, diciamo che sono sempre stato un appassionato di musica alternativa generalmente. Ho sempre letto da ragazzino, da ragazzo le riviste specializzate tipo Il Mucchio Selvaggio, Blow Up, Rumore, tutte riviste musicali che trattavano musica non solo rock ma anche alternativa, sonorità che magari in radio non si ascoltano molto. E niente, ho sempre ascoltato tantissima musica, ascolto tuttora e mi piace tanto sì il rock, ma anche correnti come il post-rock, l'elettronica, l'ambient, tutte correnti che fanno parte di quel sottobosco musicale che in superficie non si vede, quello che in televisione si vede di meno.
Quindi partendo dagli anni 70, dai Pink Floyd, i Beatles, quelle cose lì, pian piano ho ascoltato un po' di tutto in tutti questi anni, a partire anche dai Cure degli anni 80, i Nirvana, i Pearl Jam, gli Smashing Pumpkins, tutti i gruppi che hanno segnato siano più o meno la storia della musica alternativa, questo sì. E niente, adesso appassionato di musica, anche prima delle partite ascoltavo molta musica, questo sì, per rilassarsi e per cercare di entrare un po' in sintonia con la gara che avrei disputato. E piccolo inciso, guarda, io neanche a farla apposta mi sono messo la cosa diciamo migliore che potessi mettermi, insomma, per essere quantomeno decente. Non so se si vede, magari I sposto. Guns N' Roses. No, così guarda, no, cioè, mi è rivenuto in mente rileggendo la domanda, quindi così. No, bene. E guarda, allora io ho concluso le domande, quindi non so se magari vuoi aggiungere qualcosa tu. Ma no, guarda, io ti ringrazio per l'intervista, è stato divertente, anche perché era da un po' che non facevo un'intervista. Quindi poi ripercorrere ogni tanto un po' quello che si è fatto è una cosa bella, quindi la maggior parte dei miei ricordi sono ricordi del calcio giocato splendidi, quindi niente, dai, ti ringrazio per l'intervista, è stato veramente un piacere. Veramente anche per me, guarda, ti ringrazio davvero perché poi mi sto rendendo conto soltanto adesso che stiamo parlando da un'ora praticamente, quindi ti ho tolto tantissimo tempo e mi rendo conto, anzi no, ti ringrazio No, doppiamente. in realtà è passata veloce, quindi vuol dire che ci siamo divertiti. Anche passata velocissima, quindi totalmente relax anche la regia, le cose, quindi non mi è, cioè mi è veramente andata velocissima e vorrei averti qua per un'altra ora, anche se non lo farò, promesso, non lo farò, promesso. E comunque allora io guarda davvero ti ringrazio e ti auguro veramente ogni bene adesso anche alla Fira Alpisalò e insomma ricordo il tuo libro, Un lavoro da mediano, ansia, sudore, serie A. E tra l'altro, non l'ho detto in apertura, di questo mi scuso, però comunque in descrizione a questo video ci sarà il link proprio per acquistarlo. E lo lascerò proprio il sito della casa editrice, lascerò il link, oltre al link del tuo profilo Instagram e anche della pagina Facebook, insomma. Così come in realtà, ragazzi e ragazzi, vi ricordo, ormai lo sapete perché vi tormento su questo, in descrizione ci sono anche i miei social. Quindi, oltre a ringraziare Alessandro, andatelo anche a seguire perché veramente è interessante. E comprate il libro, e comprate il libro. Grazie Ci mancherebbe. Grazie mille davvero Alessandro, buona serata, buon lavoro e buona fortuna davvero. mille. Grazie mille Marco, buona serata anche a te.